20 aprile 1918. Piove sulle trincee australiane e tedesche che si fronteggiano sulle rive della Somme tra Corbie e Bray. Per lui lassù c'è un sole timido e indeciso, quasi un regalo. Sole primaverile per lui, capitano di cavalleria, barone Manfred von Richthofen, il diavolo rosso, l'asso dell'aviazione tedesca. 80 aerei abbattuti, 77 morti, 19 feriti, 10 prigionieri. Uno dei due aerei è caduto vicino a Murcola. Se non ci sono pattuglie, andrò a prendermi la placca. Deve essere sul bordo della foresta. Eccolo. Dimenticavo le rose. Mi devo accontentare di rose di serra, rose di Piccardia per i nemici abbattuti. Come vi odio, inglesi. Ma saluto il nemico caduto. Per me i migliori sono i Borgogna Rossi. E per esempio, dove lo trovi un'annata come il 1915, eh? Un Côte d'Or, un Chambertin o un Côte de Nuit? Eh sì, tu dici Côte de Nuit perché ne hai qui due bottiglie. Le potresti anche stappare, no? No, ho detto che le tengo per un'occasione speciale. Cosa significa un'occasione speciale? Te ne trovo quante ne vuoi di occasioni speciali. No e no. Beviti il tuo Mosella e lascia in pace il mio Borgogna. Si avvicina un aereo. È quel maledetto barone rosso. Sì, è la quarta volta da ieri che passa da queste parti. Peccato che non abbiamo una mitragliatrice. È proprio il barone rosso. Sì, proprio lui. Peccato davvero senza mitragliatrice. No, non è di una mitragliatrice che abbiamo bisogno, Clem. Basterebbe che tu fossi ubriaco, bellezza. Ti ho detto mille volte di non restare mai all'asciutto. Non ti capisco, Sandy. Non puoi capire. Se Clem fosse stato sbronzo, avrebbe abbattuto quel barone in un colpo solo. Clem è il migliore tiratore di tutta l'Australia, ma solo da ubriaco. È assurdo, Corto, ma quello quando ci vede doppio non sbaglia un colpo. Da lontano, in movimento, non ha importanza, ma se è sobrio non vale una cicca. Se tu avessi stappato quelle bottiglie di Borgogna, con il barone rosso avremmo chiuso. È un trucco per scolarsi il mio vino. Attenti, eccolo! Cosa? Chi? Tutti a terra! Un aviatore come lui non dovrebbe trattarci così, non è corretto. Maledetto mangiacrauti. È un po' colpa tua, Corto. Se avessi stappato quelle bottiglie, Clem sarebbe stato su di giri e avrebbe steso quell'aristocratico dei miei stivali. Inutile che ti scaldi tanto. Non ti darò mai quelle bottiglie. Quel maledetto aereo continua a girare qua sopra. Quel maledetto barone von Richthofen ci ha abbattuto 80 apparecchi. Dovrebbe vergognarsi. Ma forse è rosso per questo. C'era qualcuno laggiù vicino al vecchio autobus inglese. Forse una pattuglia australiana. Beh, per oggi basta. Rientriamo alla base. Bentornato, Manfred. Hanno appena comunicato ufficialmente che hai abbattuto altri due aerei. Sei un bel egoista, tu. Se continui così, possiamo anche andarcene in congedo. Tanto puoi fare tutto da solo. Sei fortunato, Reynard. Hai sempre voglia di scherzare. Ci sono novità? Novità? Novità. Ah, sì, c'è una novità. Il comando vuol farti una sorpresa mettendoti in comunicazione diretta con casa tua per farti parlare con tua madre. Sì, una specie di premio. Vieni, ti aspetta. Pronto? Pronto, mamma? Ah, sei tu, papà? Sì, va tutto bene. Ti dispiace passarmi, mamma? Mamma, mamma, come stai? Sì, io benissimo. Volevo dirti che ho abbattuto altri due aerei inglesi. Ti manderò oggi stesso due placche per la nostra collezione. Sì, mamma, grazie. A presto, a presto. Mia madre ti saluta, Reynard. Mi fa bene parlare con lei. Grazie, Manfred. Il tempo migliora. Domani sarà una bella giornata per volare. Buonanotte, Reynard. Ieri è passato e oggi è il 21 aprile. Forse è domenica. Non ho più le idee chiare. Maledetti ladri. È colpa mia, non me ne avete lasciato nemmeno una goccia. Quasi non ti reggi in piedi, Clem. Lo prenderai se passa da queste parti. E come? Ci sei riuscito a berti le mie bottiglie, eh? Ladro da quattro soldi. Ti prego, Corto, non scocciarmi.
C'è sempre quel diavolo rosso lassù. Clem ha bisogno di concentrarsi. Ehi là, Corto. Volevi berti da solo quel borgogna, eh? Vattene. Su, Corto, non è colpa sua. Sono io che gli ho dato tutto il mio cognac e le tue bottiglie. Guarda lassù. Il tedescaccio non molla. Se il nostro lo tira da queste parti, lo tiriamo giù. Uno dei nostri si è accodato al tedesco. Ehi, Bill! Avverti quelli della 24esima compagnia mitraglieri che vengono verso di noi. Maledizione, il nostro non dovrebbe zigzagare così, perde velocità. Era buono il suo vino, Corto. Dio mio, non ce la faccio più. Dove si è cacciato? Non riesco più a vederlo. Volo troppo basso. Devo abbatterlo alla prossima mossa. Adesso. Non vedo più che. Meglio così. Quel ragazzo si farebbe abbattere in un duello col barone rosso. Ecco. L'ho preso! Maledette nuvole! Non lo vedo più! Eccolo! Esce da quella nuvola! Si dirige verso la 53esima batteria! Continua a tirare! Ma dove tiri? L'aereo dietro è uno dei nostri! Ma chi ti ha nominato, capo pezzo? Su, tutti insieme! Tutti insieme! Torna da queste parti, vedremo quello che farà Clem. Il fucile lo carico io. Almeno saremo sicuri che i colpi sono in carne. Eccoti servito, Guglielmo Tell. Che dici, Sandy? Credi che Clem riuscirà ad abbatterlo? Vuoi scommettere? Ehi, Clem! Ma dove vieni, Clem? Non vedo niente io. Niente! Clem! Dannazione, Clem, tira! Fa sentire, Sandy. Va a raccontare le tue storie ai vecchi dell'ospizio. Non è possibile. Clem non può farmi questo. Rieccolo. Ti garantisco, Corto, è la prima volta che Clem manca il colpo. Perché non gli dici che l'aereo è già passato? Ma guarda, dorme in piedi come un cavallo. Smamma, fuciliere degli estivali. È la migliore storiella di guerra, senti, vecchio. Ti proibisco di ridere, Corto Maltese. Per tutti i diavoli. L'aereo è caduto, senti. Clem, è stato Clem. Ehi, ragazzi! Hanno ucciso il barone rosso! Il barone rosso è morto! Lo voglio vedere da vicino, quel maledetto! Ehi, la nostra compagnia ha battuto l'aereo di von Richthofen! Andiamo a vedere! Ehi, marinaio, 5 sterline ti porti via un souvenir del barone rosso. 5 sterline per la medaglia al merito! Mi spiace, soldato. È un pezzo che non faccio più collezione di francobolli. A vederlo così steso per terra non pare un granché. Che ne dici, Corto? Cosa vuoi che ti dica? Quel mestiere se l'era scelto lui. E l'ha fatto anche bene, a quanto pare. Prima o poi doveva finire così. E insomma, Sandy, gli eroi di carriera mi lasciano del tutto indifferente. Incredibile. Se non l'avessi visto con i miei occhi, non ci crederei. Con tutti i colpi che hanno tirato, incredibile. Incredibile cosa? Ma sì, un solo proiettile ha causato la morte del barone rosso. Ha una sola ferita. Una pallottola che, secondo me, è partita da terra. Gli è entrata in un fianco ed è uscita dall'altro. Una sola, tra le migliaia che hanno crivellato l'aereo. Quando è precipitato era già morto. Ecco quelli della Royal Air Force. Si attribuiranno tutti quanti la morte dell'asso dell'aviazione tedesca. Sono i cannoni tedeschi, Corto. Cercano di farci allontanare dall'aereo del barone rosso. Sì, e picchiano lassù dove abbiamo lasciato Clem. Maledizione, è vero. Immagino che stia smaltendo la sbornia dentro il camion. Non resta più niente, Sandy. Maledetta giornata. Sono io il responsabile della morte di Clem. Se non l'avessi ubriacato, non sarebbe rimasto qui. È colpa mia. Non è colpa di nessuno, Sandy. O piuttosto sì, un colpevole c'è. Il più odioso di tutti. La guerra. Forse hai ragione, Corto. Ecco un altro di quei tedeschi mangiacrani. È irricognizione. Cominciano a preoccuparsi per il loro barone rosso. Vengono a dare un'occhiata. Se Clem fosse ancora là, avrebbe abbattuto anche quello. Tu credi davvero che sia stato Clem a colpirlo? E chissà. Hai sentito anche tu il dottore? Un solo proiettile tra mille. Nessun dubbio. La fine del barone rosso è stata causata da Clem e dalle tue bottiglie di Cote Nuit. Può anche essere. Ma l'unica cosa di cui sono certo è che a forza di guardare in aria ho preso un bel torcicollo in tutta questa faccenda.
È l'unica cosa che ho fatto.